Allora, professore, ma non docente universitario, perché me ne sono andato da parecchio e perché è una fogna. No, questo è a titolo personale. Ho letto, ho sentito e anche con un po' di preoccupazione nel dibattito dei rischi che sono concreti. Non credo che bisogna sfuggire alla realtà. Cioè, che qualcosa all'interno di quello che noi stiamo facendo non c'è del tutto chiaro, o perlomeno che esistono due posizioni. Insomma. Non è una cosa che mi spaventa, perché lo ritengo un problema falso, nel senso che c'è un accordo di fondo sul fatto, cioè che questa Europa, così com'è, questa Unione Europea, per quello che è stato in generale e soprattutto negli ultimi anni, è inaccettabile ed è impossibile da cambiare. Perché su questo io credo che non ci siano, io sentivo i miei compagni napoletani, sono napoletano, non ho la maglietta di Potere al Popolo, ma ci ho creduto in questa cosa, io credo non ci sia il dissenso su questo. Poi quello su cui magari ci si può dividere e va chiarito è il come si traduce in azione politica il fatto che questa Europa, questa Unione Europea non funzioni, non sia accettabile e non sia nemmeno probabilmente cambiabile. Vorrei che però provare a rovesciare per un attimo, io mi piglio proprio due minuti, a rovesciare per un attimo il ragionamento. Noi diciamo sempre che bisogna rompere con l'Unione Europea, però in realtà le cose stanno all'inverso. Cioè, è l'Unione Europea che ha rotto con i popoli europei. Cioè, la rottura non è che la dobbiamo creare noi, la rottura è già nei fatti. Cioè, è l'Unione Europea che ha rotto con l'idea di un'Unione Europea. Se uno pensa che cosa era nella testa di chi l'ha creata, soprattutto tra gli anni 30 e 40, per gli antifascisti che l'hanno pensato, l'Europa unita. Questo non c'ha niente a che spartire con quello che è stato immaginato, che è stato pensato, che è stato fatto. E che quindi, di fatto, noi non è che dobbiamo capire se siamo populisti o europeisti, è l'Europa che non è europeista, è l'Europa che è populista. Se partiamo da questo, probabilmente siamo su posizioni già molto più vicine. Vorrei poi aggiungere un'altra cosa. Noi diciamo sempre fascismo, però non entriamo mai per un attimo nello specifico di che cos'è il fascismo. Quello che sta accadendo non è una cosa proprio nuova o imprevista o imprevedibile. Io mi ricordo che uno dei libri che sono stati per me di maggiore capacità formativa, io non sono economista, quindi a volte sento i compagni che vanno nei dettagli, faccio una fatica a seguire, però quello era il libro di un economista, Pietro Grifone, di un economista antifascista, e il libro fu scritto al confino politico. La sostanza del ragionamento era una ricostruzione della vicenda storica del nostro paese dall'età liberale al fascismo. Il senso di quel ragionamento era che il fascismo è il sistema politico del capitale finanziario. Quindi di fatto c'è poco da meravigliarsi che in questa Unione Europea si stia affermando un nuovo fascismo. È connaturato all'Unione Europea così com'è il fascismo, ma che è il fascismo? Sia quello storico, sia quello che minaccia di nuovo di affermarsi. È una cancellazione dei parlamenti, è un fortissimo rafforzamento del potere centrale, al punto da diventare una dittatura, ma potrebbe pure non esserlo, potrebbe pure essere semplicemente il modello di governance, il modello che si è imposto in questa Europa. Questa Europa è fascista perché di fatto non ha un Parlamento che possa influire sul potere esecutivo, è tutto il contrario. È il potere esecutivo che decide senza Parlamento. E questo modello europeo piano piano
a partire soprattutto con chiarezza dalla lettera di Trichet e Draghi, è diventato praticamente il modello politico del paese nostro. Perché al di là delle chiacchiere, qua non è che uno tiene una grande passione per la Costituzione nata dall'antifascismo, però uno capisce che è stato un punto alto di mediazione ed era il possibile socialismo, se lo si può dire così, con l'idea poi di farlo diventare il socialismo vero. Poi sono capitate delle cose, la cosa secondo me decisiva è stata la caduta del muro di Berlino e tutto il resto, e da quel momento che gli storici si sono inventati la fine della storia, cancellando il conflitto nei fatti, era una speranza ed era una favola, in realtà il conflitto si è inasprito poi successivamente. E però in effetti a questa idea ha fatto seguito un processo di svuotamento totale del nostro Parlamento, quello uscente, ma probabilmente pure quello che sta per costituirsi, ma quello uscente senza dubbio perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale, quello uscente era un Parlamento politicamente e moralmente illegittimo. Poi sì, ci stanno queste dottrine misteriose che si applicano tutte le volte che c'è una forte crisi istituzionale, per cui si dice è illegittimo però quello che ha fatto vale. E però di seguito questi hanno fatto un tentativo di cancellare la Costituzione, questi hanno realizzato una legge elettorale come quella che stiamo per utilizzare, che ricostituirà un Parlamento legittimo. E allora potere al popolo? Potere al popolo in fondo che cos'è? Cioè, potere è di fatto l'espressione concreta della sovranità. Quindi noi ci appiccichiamo sull'idea di sovranità, dico, ma tu potevi scrivere qua sovranità al popolo e nessuno si sarebbe scandalizzato, perché è scritto dentro la Costituzione che il popolo è sovrano. Però qual è la conclusione di questa confusa cavalcata mia nel tempo? È che noi intanto prendiamo atto che stiamo aspettando un fascismo che già ci sta. Cioè, io non penso che il fascismo sarà quello dei Manganelli e dell'Olivierici, il fascismo sarà quello che sostituisce il procedimento costituzionale con quello che è il processo dei trattati. Loro hanno provato a farci fare dei referendum. Io mi ricordo che ero in Francia quando ci fu il referendum e la stampa italiana faceva passare per nazionalista tutta la Francia. Io invece mi trovavo là, ci ho anche partecipato, loro lo chiamavano il grande Bac, ma quella era la sinistra, non erano i nazionalisti che diceva no, non la vogliamo l'Europa così, e c'era una ragione molto chiara, loro la dicevano con estrema chiarezza, perché questo serve a cancellare i diritti che sono stati conquistati con un secolo e mezzo di lotte, di sangue. Qua nessuno ci ha regalato niente. Dal diritto di sciopero all'orario lavorativo, tutto è stato frutto di una grande lotta, così come in una sconfitta così grave come quella che stiamo subendo tutto viene cancellato. E allora qual è l'obiettivo? Diventa per forza quello di difendere la Costituzione e di entrare dentro un Parlamento, perché è l'unico modo che hai per ribaltare la situazione. Chi è che alla fine, io non lo so, se i governi in questo momento hanno ancora il potere di farlo oppure decide tutto direttamente Bruxelles, però certamente leggendo una Costituzione che non sono riusciti a cambiare, quelli che le possono cambiare le cose sono i Parlamenti. Entrare dentro un Parlamento, rimettere all'ordine del giorno il tema della legalità costituzionale, poter andare a dire a Bruxelles sì, io voglio farle quello che dici tu, però non è compatibile con la mia Costituzione, tu Merkel lo puoi fare in Germania. Guardate che nella Costituzione tedesca ci sta scritto chiaro chiaro che i tedeschi possono ribellarsi ai governi che violano la loro Costituzione. Allora su questo piano si può cominciare a ingaggiare una battaglia.
più concreta, più con i piedi per terra, nell'idea ce ne usciamo o non ce ne usciamo. Poi, se ce ne vogliamo uscire, ebbene lo dobbiamo costruire questo percorso, e ci vuole una politica estera che la costruisca, ma anche in questo caso chi la può fare? La deve fare un Parlamento, qualcuno che riesce a sostenere un governo. Ora capisco che tutto questo è al momento impossibile, non è il potere al popolo domani mattina che conquista il governo, però quella è la via. Un'altra via è quella insurrezionale, quella... magari ce la imporranno, io non ho dubbi sul fatto che questi si stanno preparando pure a questo. Quando in piazza, all'età che tengo, e succede per fortuna sempre più raramente, ma ti trovi di fronte alla polizia che ha in petto sulle cose i nastrini delle campagne di guerra, significa che tu di fronte non tieni più la polizia, che pure non è una bella tradizione, insomma, tieni proprio i militari che tornano dai fronti di guerra, hanno un canale privilegiato e fanno la nostra polizia. Già fa schifo quella così com'è, figuratevi che sarà quando ne fanno una internazionale. Io penso che noi dobbiamo metterlo nel conto il rischio di una, non solo di una guerra, ma anche di uno scontro violento contro le popolazioni che si ribellano. Allora, per tutto questo credo che sia obbligatorio chiarire fino in fondo tutto quello che vogliamo chiarire, ma fare in modo che dopo il 4 marzo questo processo prosegua, perché non vedo altre vie, non ne vedo. Una cosa che mi pare proprio inevitabile, perché la storia tua cambi se stai dentro la storia, e che noi ci dobbiamo difendere con le unghie e con i denti un secolo e mezzo di storia del movimento dei lavoratori, perché non è partiamo da zero. Noi partiamo a Napoli, qui lo dico proprio piccolo piccolo, non è che noi pensiamo che si possa fare del mutualismo a poco prezzo l'idea che questa è la forma di governo, però è un'idea, è un modello alternativo a quello che ci hanno, che ci dipingono tutti i giorni. Non ci sono i soldi, non si può fare. In realtà nel nostro piccolo tantissime cose le stiamo facendo, che abbiamo credo imparato soprattutto dalla Grecia, che è stata schiacciata nella maniera in cui è stata schiacciata, che comunque si organizza la difesa, insomma, perché non hanno altra possibilità. Quindi l'invito mio è facciamone pure altre 10 di questi incontri, che ci possono sicuramente servire se li facciamo con un intento costruttivo, però teniamo ferma la barra sul 4 marzo, che potrebbe essere più positivo di quello che riusciamo a immaginare. E al di là di quello che sarà il risultato del 4 marzo, facciamo in modo che questa cosa viva tra tutti noi nonostante le nostre differenze, perché se non riusciremo a fare questo, io ho l'impressione davvero che non ci aspetta un ventennio di fascismo, una cosa anche più triste. Allora, ho visto che è arrivato Maurizio Acerbo.